di solito parte dalla schiena e sale fino dietro al collo. Lo stomaco si contrae, i battiti aumentano. Sapete di che cosa sto parlando, no? Poker. Il gioco si basa su un principio molto semplice. Quello che gli altri pensano di te è molto più importante di quello che tu sei veramente. Se credi di avere un buon punto, beh, allora fai di tutto per convincere gli altri di non avere niente in mano. Se invece non ce l'hai, mostra le palle. E mostrale tanto da far pensare a chi hai davanti che sta per perdere tutto. Fin qui, tutto regolare. Se non che alla maggior parte dei giocatori di poker, i soldi interessano relativamente. Servono solo per continuare a giocare. Sonia è la padrona di casa. Troppo snob per finire su Corriere Annunci, quindi organizza partite come questa. Questo si fa chiamare André. Dicono che risolva con la pistola i problemi di chi lo paga bene. Lui un tempo si chiamava Ramirez. Poi ha fatto qualche buon affare con la bianca e ora va in giro ingessato, sperando che nessuno lo riconosca. Ma se giochi con chi del poker ha fatto il suo lavoro, è difficile passare inosservati. Come questo qua. L'ultima persona che mi sarei aspettato di trovare a questo tavolo. Io, qua, mi faccio chiamare Sonny. E sono un amico delle carte. Io le accarezzo, le coccolo, e loro mi danno quasi sempre quello di cui ho bisogno. Ora, André è convinto di avere un punto più alto del mio. Situazione davvero poco piacevole. Primo, perché probabilmente è vero. Secondo, perché molto più probabilmente ha una pistola nella giacca. Ora, come vi dicevo, io sono di quelli che le carte le accarezza. Il che non significa vincere facile. Ma rischiare un colpo in testa ogni volta. Questo è il momento peggiore di tutti. Il difficile non è nascondere le carte nel palmo della mano, ma capire quando è il momento giusto per farlo. Funny. Merda. Bene. Se mi avessero detto che c'era anche lui, stasera avrei dato forfè. Dicevano che qualcuno gli aveva fatto passare la voglia di giocare a poker. Invece eccolo qua, costretto a giocare con la sinistra travestito da idiota. Tesoro, sei sicuro che non vuoi una mano? Molto gentile, grazie, ma ce la faccio da solo. Che cazzo hai fatto, bello? Questa città non amano molto i ciclisti. Comprati una macchina. Pensavo di farlo domani mattina. Sei simpatico, ragazzo. Ma hai gli stessi segni di uno che mi doveva dei soldi. Non pensavo di farlo coi soldi tuoi. Questo è sicuro. Però se vuoi contribuire. Ma vaffanculo. Quante chiacchiere. Non è serata. Però magari mi posso consolare. Biondino? Quanto parla sta puttana. Allora, ha dato lui le carte. E le mie non sono nemmeno tanto male. Dico che se continua così sarà difficile anche farmi consolare stasera. Beh, ma per te è gratis. Allora, biondino? Che hai deciso? Passo. Come dicevo, una delle principali doti di chi fa il mio mestiere è capire quando è il momento giusto. 10.000. Fino a 30. Cazzo. Vedo. Uno dei metodi per scoprire un baro è ascoltare le carte. Sì,
Le mani possono diventare più veloci degli occhi, ma le carte prese dal fondo del mazzo fanno rumore. Ora, o sta giocando regolarmente, o ha fregato pure me. Bene. Appunto. Manca una carta. Ma mi sa che non la vedremo mai. All-in. Stai cercando di spaventarmi? O di farmi abboccare? Cazzuto l'amico ciclista, eh? Vedo. Bravo. Hai le palle. Mi sembra di averti già visto. Abbiamo già giocato insieme. Vedo. Brutto river, eh? Check. Colore. Cazzo, che fortuna. La fortuna va e la fortuna viene. Poi dovete essere sportivi. Voglio dire, i soldi non fanno la felicità, no? Ciao, a domani. No. Ma possono comprarla. Va bene. Poker all'italiana, d'accordo? Cinque carte coperte. Il mio preferito. Fermo, che cazzo fai? Che cazzo fai? Le carte si danno da sotto, in braccio. Ti basta? Sì. Full di jack con due assi. A volte si può perdere anche barando, ma ha sbagliato davvero tutto. Da lui non me lo sarei mai aspettato. Signori, qualsiasi cosa avesse in mente, era un pazzo se pensava di riuscire a farlo con la sinistra. Congratulazioni. Quindi noi continuiamo a giocare, giusto? A quanto pare è la mia giornata fortunata. A te. E adesso il mio preferito. Poker all'italiana. Beh, speriamo mi porti un po' fortuna. Diciamo che la fortuna è un po' come una bella donna, no? Bisogna saperla corteggiare. Prego.
quelle cosa sono? Eh? Calma, 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 calma. Oh, Baro del Gatto. Fanculo l'infami. Certo, molto meglio chi spara in faccia alla gente. Ehi, piano piano, dolcezza. E comunque spero che la cosa rimanga qui. Qualcuno di voi conosceva quel tipo? Quello ancora vivo, biondino. Il ciclista. Mai visto prima. Allora, cosa facciamo dei soldi? Se per voi va bene, direi di dividerli tra di noi. Sei tu quello con la pistola, sai? Voglio la mia parte. Ma mi stai prendendo per il culo? Dimmi un po', che ti è mancato oggi, le palle o le dita per fare il servizio da fondo? Mi avevano detto che eri un gentiluomo, Sonny. Si sbagliavano. Se fossi stato un gentiluomo non mi sarei mai seduto al tavolo con uno come te. Mai. Ho sentito uno sparo. Forse dovrei andare dalla polizia. Ah sì, per raccontargli cosa? Come prendi le carte dal fondo? O come tu fai il full scambiando le carte impalmate? Ascolta, c'è un morto là dentro. Non si parla più di giochetti del cazzo. Questo è tutto quello che ti posso dare. Questi possono bastare. Sei veloce, ragazzo. Ma non abbastanza per giocare con i grandi. Logicamente spero di non vederti mai più, eh. Pezzo di merda.